cronaca giudiziaria il processo in corte d'appello all'Aquila sulla tragedia dell'hotel Rigopiano. Slitta al 14 febbraio la sentenza, oggi nuova udienza e ce ne parla in questo servizio Luca Pompei. Slitta di 5 giorni la sentenza in corte d'appello all'Aquila per il processo di Rigopiano a causa dello sciopero delle camere penali. La lettura del dispositivo prevista per il 9 avverrà il 14, nel giorno tra l'altro di San Valentino. Intanto oggi è in discussione posizioni marginali ma comunque interessanti riguardanti la struttura. In particolare si è discusso della relazione tecnica redatta nel 2006 da Luciano Sbaraglia. Tra i 30 imputati, anche lui assolto in primo grado. Il suo avvocato Pietro Cesaroni ha spiegato, come già indicato nelle motivazioni del GUP Sarandrea, che all'epoca Sbaraglia non poteva avere elementi per immaginare il concreto pericolo di valanghe su quella zona. Di assoluta imprevedibilità invece ha parlato Massimo Galasso, legale della Gran Sasso Resort e dell'ex direttore Bruno Di Tommaso. Aspetto interessante di cui si è discusso oggi, si è spesso detto ma quell'albergo poteva essere costruito o meno, è quello riguardante la relazione geologica redatta appunto da Luciano Sbaraglia, difeso dall'avvocato Pietro Cesaroni. Come si può inquadrare questo aspetto particolare di tutta questa vicenda di Rigopiano? La relazione geologica redatta dallo Sbaraglia era una relazione stante le conoscenze dell'epoca e quindi e stante la situazione dei luoghi di fatto dell'epoca, come asserito anche dai carabinieri del Meteomont, vi erano alberi di alto fusto di 100 anni. Lo Sbaraglia, giunto sul luogo all'epoca, nel 2006, quando fece la relazione geologica, non aveva nessuna possibilità di pensare, a meno che non fosse stato un mago, che di lì a poco, cioè a poco, dopo 11 anni, si sarebbe potuta sviluppare una valanga di queste proporzioni. Non aveva nessuno strumento per farlo e questo è stato recepito dal giudice di prime cure e questo crediamo che verrà recepito anche dalla Corte d'Appello. Non c'era la percezione del rischio, ovviamente nessuno poteva prevedere quel che poi è accaduto, gli allarmi venivano per altri motivi, più che allarmi ci si preoccupava della quotidianità, della normalità nella vita di un hotel di montagna. L'evento valanga era assolutamente imprevedibile, nessuna condotta di Tommaso Bruno può essere mai messa in nesso di causalità con l'evento morte della tragedia che poi è accaduto. Anche per quanto riguarda la questione dell'emergenza e dei soccorsi. Ma questo assolutamente a maggior ragione, lui aveva la sua competenza nell'ambito dell'hotel e della sua proprietà, cioè per intenderci, dal cancello in poi quel che accadeva non dipendeva da Tommaso Bruno.